Anche Bivongi ha ricordato il 4 novembre, il giorno della fine della guerra del 1918, sancito con l'armistizio di Villa Giusti, giornata dell'unità nazionale e delle forze armate che commemora i soldati morti in guerra. L'amministrazione comunale di Bivongi, con il vice sindaco Franco Passarelli, il sindaco Vincenzo Valenti era fuori sede per impegni amministrativi. In mattinata ha deposto dei fiori al monumento ai caduti che si trova nella villa comunale. Nel pomeriggio la messa per i caduti celebrata da Don Enzo Chiodo alla presenza del sindaco Vincenzo Valenti, del vice sindaco Franco Passarelli e del consigliere Rocco Leotta. Anche Bivongi ricorda il 4 novembre. Stamattina l'amministrazione comunale ha portato dei fiori, io li chiamiamo caduti, però per me questi sono tutti eroi che ci hanno lasciato questa grande eredità, questa libertà. Purtroppo viviamo in un periodo di Covid e quindi è un momento particolare. Sì, è una data importante, hai detto bene Ugo, li hai chiamati eroi, è usato un termine forte, ma secondo me che ha una sua validità, anche perché noi dobbiamo essere riconoscenti ai nostri morti, sia della prima sia della seconda guerra mondiale, perché grazie al loro sacrificio, grazie al loro amor di patria, abbiamo costruito, stiamo costruendo uno Stato democratico che va avanti e che cerca di migliorarsi sempre più, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista etico. È anche un messaggio per i giovani che ogni tanto sono distratti da internet e da altri giochi, però questo è un messaggio forte per i giovani perché anche loro devono ricordare. Certo, è per i giovani importante perché non bisogna mai dimenticare le radici. La storia è una cosa fondamentale, è la cosa più importante. La storia rappresenta le nostre radici e dimenticando senza radici non si andrà da nessuna parte. Ecco, lasciamo adesso per un momento il sindaco Vincenzo Valenti e lo riprendiamo come medico, perché viviamo, come detto prima, in un periodo particolare di Covid, di virus. Ecco, un consiglio che può dare un po' a tutti, anche se a Bivongi, sappiamo che il dottore Valenti è stato sempre attento e qui non ci sono ancora casi di Covid. Per Ma che fortuna. suggerimenti dà? Che consigli dà? Stare il più possibile a casa perché è una delle fonti principali dell'infezione, di contrarre il coronavirus, è l'assembramento, è lo stare, cioè essere molte persone, essere in troppi, per cui stando a casa limitiamo e poi un'altra cosa che bisogna fare è rispettare le regole. Rispettare le regole significa distanziamento, mascherina, distanziamento che non deve essere di 1 metro ma anche di 2 metri e mascherina e evitiamo da guai e danni peggiori. Alla fine della funzione religiosa, il sindaco ha dato lettura dei caduti bivongesi nelle due guerre.